cari ascoltatori di OK Italia Parliamo, ne siamo in una fase di estrema difficoltà delle attività economiche e difficoltà dovuta al blocco totale per l'emergenza sanitaria per il Covid-19. Il governo ha messo in campo, e questo già dal mese di marzo, tutta una serie di azioni economiche volte a fornire la necessaria liquidità sia per le famiglie, ma soprattutto aiuti per le imprese, cercando di sopperire alle mancate entrate finanziarie del periodo emergenziale che, ricordiamo, purtroppo è ancora in essere. Gli interventi li troviamo già dal decreto Cura Italia pubblicato a marzo, poi ancora seguito dal decreto liquidità di aprile scorso e in ultimo da quello più corposo di maggio, il cosiddetto decreto rilancio. Le aziende italiane di ogni classe dimensionale continuano però a chiedere a gran voce l'erogazione in tempi rapidi di nuovi finanziamenti per esigenze di liquidità e di capitale circolante. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamo nel parlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, membro della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Buonasera Berardini. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Berardini, lo Stato per fronteggiare questa crisi si fa garante per le richieste di finanziamenti per le piccole e medie imprese e nelle intenzioni del governo, che sono state ripetute sia da Conte ma anche dal ministro Gualtieri, si dovrebbe trattare di pratiche snelle e veloci, senza particolari intoppi di istruttorie e verifiche. Però purtroppo, scorrendo la cronaca di questi giorni, le cose non sembrano andare come previsto sempre da Palazzo Chigi. La burocrazia del nostro sistema non consente purtroppo di avere il finanziamento in tempi brevi e per di più, di fronte alle promesse di procedure che apparentemente dovrebbero essere agevoli, in realtà la documentazione richiesta alle imprese e dalle banche per fare l'istruttore, ricordiamo che ogni banca ha la propria modulistica sulla home page, è spesso corposa e soprattutto l'erogazione è soggetta alla verifica attenta del cosiddetto merito creditizio, anche per gli importi della soglia più bassa che erano 25.000 euro, ma sappiamo che adesso saranno alzati a 30.000 euro. Spesso purtroppo, Berardini, anche ingiustamente, si è segnalati nelle banche dati e l'accesso al credito viene negato perché si reputa il soggetto segnalato un cattivo pagatore. In un momento di crisi epocale quale quella attuale, quindi non possiamo permetterci, Berardini, di lasciare che le nostre imprese già in difficoltà debbano subire un ulteriore contraccolpo determinato dall'emergenza sanitaria in atto. Lei è stato il firmatario di un emendamento che dà la possibilità anche a chi ha avuto problemi con le banche di poter accedere al credito garantito. In che cosa consiste nello specifico questo emendamento e su chi interviene? Sì, allora intanto grazie per l'invito e per darci la possibilità appunto di spiegare quello che è stato fatto appunto durante la Commissione Attività Produttive e Finanze, che appunto ha provveduto a rimaneggiare questo decreto liquidità. Io personalmente ho firmato e depositato due emendamenti, il primo che si occupa appunto delle segnalazioni alla centrale rischi. Su questo c'è stata una lunga interlocuzione con il Ministero e di fatto noi siamo partiti da richieste molto più importanti proprio per, siccome ci siamo accorti di questa grande difficoltà del sistema bancario, abbiamo chiesto appunto di garantire da parte dello Stato tutti coloro che appunto avevano delle esposizioni deteriorate e anche appunto chiaramente delle segnalazioni alla centrale dei rischi. Dopo appunto un lungo lavoro di interlocuzione con i ministeri, diciamo, siamo riusciti a far approvare un emendamento che di fatto sospende le segnalazioni a sofferenza per quelle imprese che hanno potuto usufruire di quelle misure già messe in campo dal decreto Cura Italia, la famosa moratoria su aperture di credito, prestiti, rate o mutui. Quindi questo è un primo segnale. Noi abbiamo voluto appunto segnare un punto importante a favore delle imprese, ponendo sul tavolo questo importante argomento, e di fatto siamo arrivati appunto a questa sospensione per quelle imprese che appunto hanno usufruito di queste misure governative, quindi stoppa la segnalazione a sofferenza fino al 30 settembre.
Poi questo interrompo un attimo, questo è un altro emendamento a sua firma, giusto? Il primo esattamente. Quest'altro emendamento. Esattamente. E ricordiamo per gli ascoltatori, ha previsto la sospensione fino al 30 settembre del 2020 delle segnalazioni di sofferenze su crediti ovviamente da parte di banche e intermediari finanziari in centrale rischi e nei vari sistemi di informazioni creditizie private. Questo è giusto. Esattamente. Andiamo avanti. Poi c'era la questione appunto dei crediti deteriorati, quindi noi sappiamo che ci sono di fatto tre livelli di esposizioni bancarie che appunto possiamo definire il libro dei cattivi pagatori. Nel primo livello abbiamo le sconfinanti o le esposizioni scadute da 90 giorni. Nel secondo livello abbiamo i cosiddetti UTP, cioè le inadempienze probabili, e poi nel terzo livello abbiamo le cosiddette sofferenze. Ci siamo accorti che nella normativa, diciamo, la normativa che riguarda appunto il decreto liquidità, di fatto precludeva la garanzia da parte dello Stato per chi aveva questi livelli di, diciamo, crediti deteriorati. E abbiamo anche qui fatto una battaglia per cercare di includere anche dei soggetti che hanno avuto queste difficoltà. E da qui appunto nasce questo emendamento, anche qui dopo un lungo lavoro di intermediazione di fatto con il Ministero delle Finanze, siamo riusciti a far approvare un emendamento che di fatto dice se tu hai avuto delle sconfinanti o esposizioni scadute o degli UTP, quindi inadempienze probabili che di fatto sono la stragrande maggioranza delle imprese, e sei riuscito di fatto a chiuderle, perché il problema è che queste segnalazioni, queste classificazioni poi durano per molti mesi, a volte anche anni, se tu sei riuscito a chiuderle, allora comunque lo Stato può garantire questo prestito. Noi pensiamo che questa precisazione sia molto importante e possa dare una mano in più per la concessione di questo credito. La interrompo un attimo per ancora per fare maggiore chiarezza. Quindi, grazie a questo nuovo intervento, questo nuovo emendamento, anche le aziende che avessero avuto un credito deteriorato antecedente, ovviamente, al momento della richiesta, anche risalente al 2019, se riescono a regolarizzarlo, possono comunque accedere immediatamente? Esattamente, questa è stata proprio la specifica che siamo riusciti ad inserire. Ecco, però c'è un aspetto importante, le imprese spesso lamentano tempi molto lunghi per la cancellazione dalle centrali rischi. Cosa avete fatto? Però su questo, esatto, però su questo diciamo la norma è chiara, quindi lo Stato garantisce se diciamo l'esposizione è stata chiusa. Quindi ecco, su questo le banche non dovrebbero dare dei problemi. Quindi questo chiaramente è un incentivo, perché lo Stato, ricordiamolo, non può obbligare le banche a dare dei prestiti chiaramente a soggetti che... Però questo è un incentivo e noi su questo continueremo a lavorare per cercare di semplificare sempre di più. Poi, per quanto riguarda i tempi, questo è anche un discorso di singoli istituti di credito, perché io personalmente ho parlato con alcuni imprenditori che sono riusciti anche in 48 ore, in casi iperveloci, ad avere questo credito. Certo, dipende sia dall'importo che poi anche da una serie di altri fattori che chiaramente sono relativi al singolo istituto di credito. Però, per esempio, per quanto riguarda sia i finanziamenti SACE che Fondo PMI, è stato introdotto un emendamento che introduce di fatto un'autocertificazione molto più semplificata, che dovrebbe anche qui aiutare e velocizzare queste pratiche. Ecco, questo è stato proprio l'obiettivo del nostro lavoro in Commissione Attività Produttive e Finanze. Diciamo che l'autocertificazione forse va un pochino in sostituzione di quello che veniva chiesto dagli istituti di credito, ovvero lo scudo penale, perché ricordiamo, laddove poi il soggetto non fosse in condizione di restituire, la banca può essere chiamata in causa in corresponsabilità, in quanto aveva l'obbligo di istruire la pratica, di verificare se le condizioni non fossero state di criticità, non fossero state antecedenti al problema dell'emergenza Covid-19. Sì, su questo voglio specificare, appunto, noi chiaramente non abbiamo voluto dare nessuno scudo penale alle banche, ma abbiamo voluto responsabilizzare il soggetto che va a chiedere questo prestito, proprio perché
chiaramente, se anche se avessimo messo uno scudo penale, questo comunque non garantiva a tutte le imprese di poter accedere al prestito, perché comunque la banca riserva una sorta di discrezionalità nei confronti del cliente. Quindi bisogna anche contemperare questo aspetto con anche poi la normativa europea, perché la normativa europea comunque impone di fatto alle banche di effettuare la famosa valutazione del merito di credito. Quindi siamo in un contesto europeo e che chiaramente non possiamo andare in deroga a tutte le norme, ovviamente. Questo è giusto. Bernardine, è stata anche prevista dalla Commissione Attività Produttiva alla Camera, di cui abbiamo detto in premessa lei fa parte, la proroga al 31 agosto del 2020 dei termini di scadenza di assegni, vai a cambiare, cambiali e altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore di questo decreto. Saranno cancellati retroattivamente anche tutti i protesti? Assolutamente sì. Questo è un altro grido di allarme che abbiamo raccolto da parte di tanti imprenditori, commercianti, artigiani, che purtroppo si sono ritrovati nella situazione di non avere della liquidità, chiaramente, per far fronte a titoli di credito emessi prima dell'emergenza, che poi andavano a scadere in questo periodo. Il governo già era intervenuto con un articolo nel Cura Italia e la scadenza era il 30 aprile. Noi ci siamo accorti di ciò e abbiamo detto, chiaramente, dobbiamo dare maggiore tempo a queste persone di poter pagare. Quindi abbiamo fissato questa scadenza al 30, alla fine agosto, 31 agosto, e di fatto, appunto, sono stati cancellati retroattivamente tutti i protesti. Ovviamente, se il debitore ha la possibilità di pagare, chiaramente può pagare. Questa norma nasce proprio per non far seguire quelle spiacevoli conseguenze anche di segnalazione alla centrale allarmi interbancaria con la possibile anche revoca della possibilità di emettere assegni a quei debitori che purtroppo si sono ritrovati in questo momento con un'assenza di liquidità e che chiaramente noi dovevamo aiutare. Ecco, anche in questo caso bisogna evidenziare da parte dell'imprenditore che la situazione di crisi sia legata all'emergenza post-Covid-19? Sì, è una. Ah, per quanto riguarda i titoli di credito, no, sono comunque prorogati, diciamo, A prescindere. in via eccezionale per tutti, anche Certo. perché, di fatto, se una persona, appunto, non ha avuto queste problematiche e vuole pagare, comunque chiaramente, paga, non usufruendo di questo, prolungamento del termine, di fatto. Molto bene. Quando anche, facciamo una riflessione, Bernardini, perché quando anche lo Stato concedesse la garanzia e dunque l'impresa beneficiasse del finanziamento, dobbiamo evidenziare che in caso di mancata restituzione, questo lo voglio spiegare bene per far chiarezza in tanti che pensano che si possa con facilità avere i soldi e poi mal che vada tanto garantisce lo Stato, ma dobbiamo evidenziare che in caso di mancata restituzione della somma finanziata ed escussione della garanzia pubblica, lo Stato poi avrà il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto finanziato e potrà richiedere tutto, ripeto, tutto quello che ha garantito. Questo avviene attraverso lo strumento dell'iscrizione al ruolo della somma, ovvero con le stesse modalità che poi adotta quando i contribuenti non pagano i tributi e le varie tasse. Le chiedo una sua riflessione su questo punto che penso sia assolutamente importante. Diciamo che chiaramente questa misura nasce anche da una mancanza di disponibilità liquida immediata da parte dello Stato, che in parte è stata, diciamo, colmata dai contributi a fondo perduto che sono stati dati. Questa è una misura complementare, se vogliamo. Chiaramente lo Stato non sta dicendo vi regaliamo altri soldi a fondo perduto da parte delle banche, vi sta dicendo cerchiamo di darvi un prestito della liquidità immediata che magari senza la garanzia dello Stato non sarebbe stata possibile, però tu imprenditore puoi comunque usufruire del periodo di preammortamento di 2 anni, quindi per i primi 2 anni pagherai solo una piccola quota interessi, che per esempio sui finanziamenti fino a 25.000 euro sono circa dell'1,88% più o meno. E poi successivamente, dal secondo anno in poi, inizierà a restituirmi la quota capitale.
Un'altra cosa molto importante che è stata inserita è proprio la possibilità di diciamo, prolungare il tempo di restituzione, l'abbiamo portato da 6 a 10 anni e quindi di fatto abbassare anche la rata che andremo poi a restituire. Indubbiamente diventa molto più accessibile, così come anche si porterà fino a 30 anni, perché c'è stato anche il via libera da parte della Commissione, della Comunità Europea, i finanziamenti di valore superiore. Questo è assolutamente importante. E questi emendamenti dovrebbero andare alla Camera in votazione già forse da domani? Allora, io so che appunto ci sono delle piccole cose da diciamo, integrare in commissione bilancio, ma il provvedimento andrà in aula questa settimana e quindi immagino che sarà di fatto approvato in via definitiva dalla Camera questa settimana. Chiaramente dobbiamo attendere il passaggio al Senato e io di fatto auspico che questo provvedimento non venga toccato in maniera da far entrare subito in vigore queste norme, perché ricordiamo che questi emendamenti entrano in vigore quando anche il Senato avrà approvato in via definitiva il provvedimento. Quindi ecco, queste sono un po' le tempistiche, possiamo ipotizzare una quindicina di giorni nel caso in cui il Senato appunto non apporti ulteriori modifiche. Mi dà conferma però che questi si siano raggiunti degli accordi bipartisan sui vari emendamenti, che sia maggioranza che opposizione si sia trovata concorde nel portare avanti questi emendamenti che vanno soltanto a facilitare la vita delle nostre imprese? Sì, assolutamente. Io anzi devo riconoscere che l'opposizione ha fatto un lavoro molto costruttivo, in quanto sono stati introdotti diversi articoli, diverse proposte anche da parte dell'opposizione, e questo solamente nell'ottica appunto di migliorare il provvedimento e di fatto la vita delle persone. E questo penso sia veramente un esempio di buona politica che abbiamo visto veramente durante questa commissione congiunta attività produttive e finanze. Quindi su questo, diciamo, abbiamo scritto, secondo me, una bella pagina di politica. Grazie, ringrazio Fabio Bernardini per aver fatto chiarezza su questi, diciamo, tre emendamenti da lui fortemente voluti. Ringrazio i nostri ascoltatori. Appuntamento con le prossime interviste a partire da domani, dove avremo Massimo Ungaro di Italia Viva, sempre sullo stesso tema. Grazie di nuovo Fabio Bernardini. Grazie a voi e buon pomeriggio, buona serata. Grazie.